Ok ragazze, eccoci qui. Niccolò si è svegliato, ha fatto un micro riposino, ma va bene. Quindi ce l'ho qui a fianco, vediamo se riesco a fare quello che mi sono prefissata di fare oggi. Allora, ok, pinziamo un attimo i capelli e niente. Ripeto, è giusto per farci una chiacchierata e riprendere un pochino a parlare di make-up, quindi mi sono portata tutte le mie cosine di qua. Partiamo subito. Allora, io come sempre, sapete ormai, io procedo con il trucco occhi e successivamente faccio la base viso perché mi trovo più comoda in questa maniera. Come primer, non è un primer, ma è il Camouflage Eye Coverage di Catrice che io ho toppato tantissimo la colorazione e quindi nel tempo l'ho sfruttato appunto come primer, anche perché si asciuga molto molto velocemente ragazze, e quindi insomma si fissa bene il trucco. In generale non ho mai avuto grandi problemi di palpebra, insomma, cioè nel senso io metto primer, non metto primer, uso il correttore, ombretti più costosi, ombretti più economici, tendenzialmente mi dura tutto tutto il giorno. Dopo aver fatto questo passaggio, io opacizzo la parte appunto cremosa del correttore, lo faccio con questo ombrettino che è il 31 di Debby. Tipo un burro, sì. Quindi semplicemente fisso la parte polverosa, la parte cremosa, scusatemi. Poi io spero che l'illuminazione sia decente. Siamo alla luce naturale, ma comunque tanto non è che è un tutorial, ok, giusto per chiacchierare. Allora, parto con gli occhi. Allora, diciamo che come protagonista di questo trucco vorrei utilizzare questa palettina qui, che è appunto di She Glam, come vedete, che ho preso in un ordine che ho fatto su Shein, appunto. Perché? Perché ero incuriosita da questi prodotti, appunto, She Glam, e li volevo utilizzare, cioè li volevo provare. In sconto l'ho pagata tipo forse neanche 3 euro. Vabbè, comunque mi incuriosiva e ho voluto azzardare. Sì, salve. Allora, parto con una, però prendo questa palettina, questo quad di Mua, e prendo questo marroncino qui per iniziare a fare una, diciamo, una prima sfumatura, perché poi di là utilizzerò l'arancione come colore. Allora, come pennello da sfumatura, ragazzi, è super consigliato, io lo utilizzo da anni, ma veramente un sacco di anni, è il 227 di Zoeva, che dovrebbe essere una copia di uno famoso di MAC, però insomma non ricordo il codice di quello originale, diciamo. Comunque io mi trovo veramente benissimo. Poi non fate caso, devo lavare i pennelli, quindi poi ci fate caso. Comunque, quindi gli do una bella sfumata. Giusto per iniziare, diciamo, la sfumatura, ma poi andremo belle cariche con quel bellissimo arancione. Devo dire che quella palette mi piace molto. Poi ho deciso di prendere questa palette qua perché era un po' più colori un po' diversi, diversi, che poi alla fine questi dorato, questo marroncino sono abbastanza tranquilli. C'era questo però bellissimo, diciamo, arancione, e poi questa parte violacea. Comunque, sempre col pennellino, quello appunto di Zoeva, prelevo l'arancione, così vi faccio vedere. Allora, hanno una scrivibilità altissima, io già l'ho utilizzati, quindi diciamo, li ho già indossati in alcuni video, questi prodottini qui, cioè nel senso, un trucco fatto con questa palette. Mi piace, ragazze, mi piace, devo dire, sfumano bene, problemi, insomma, allergie, irritabilità, niente. E così, poi mi sembra che in diverse, quando abbiamo parlato su Instagram di She Glam, cioè insomma, che ho chiesto a voi qualche consiglio, se mi consigliavate qualche prodotto,
Questa qua l'ho acquistata io, eh. Non è stata una collaborazione, però sapete che collaboro con il brand, quindi con appunto Shein, quindi se volete insomma fare alcuni acquisti che sia indipendentemente di beauty o di abbigliamento, accessori, comunque qualsiasi acquisto sul loro sito, con il codice che vi lascio in sovraimpressione avrete sempre il 15% di sconto, ci guadagno niente. Se vi può far comodo lo potete utilizzare. Allora, andiamo a mettere questo marrone, uso le dita ragazze, quindi il marrone questo qui sotto lo vado a mettere su tutta la palpebra, cioè sulla parte rimanente diciamo di palpebra. Poi riprendo la palettina questa qua di Mulac con un pennellino un po' più così piccino, prendo il marrone questo opaco e vado leggermente ad intensificare l'esterno. Dopo aver aggiunto e sfumato, vado a passarmi questo bianco, questo sì, panna, diciamo, sulla parte alta e risfumo nuovamente i bordi. Ok, poi sempre per farvi vedere qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, vado ad utilizzare sempre un eyeliner, questo è marrone e l'ho preso sempre, appena da me, su Shein, quindi è di Shiglam, tra parentesi, ha un packaging carinissimo, cioè guardate che bello, pure qua tipo che ne so 3 euro, una cosa del genere, quindi apriamo l'eyeliner e non chiacchierò. Ok, aspetto un attimino, non tiro sullo sguardo ragazzi, sennò mi si stampa, quindi aspetto un attimino che asciughi, così non roviniamo tutto. Ok ragazzi, adesso passiamo alla base viso, poi riprendiamo il trucco occhi. Allora, sì ragazzo, ok, passiamo all'applicazione del fondotinta. Altra novità che non vi ho fatto vedere, cioè l'avete visto forse su Instagram, sì, cioè nel senso lo indosso in un reel su Instagram. Allora, applichiamo il fondotinta, questo qua, l'Healthy Mix di Bourjois, che è un fondotinta chiacchierato da anni, non avevo mai avuto, insomma, non avevo mai provato. Quando mi è terminato il mio vecchio fondotinta ho deciso di ordinarmi questo qui. È un fondotinta antifatica, diciamo illuminante, cioè illuminante, diciamo effetto un po' luminoso, non con glitter naturalmente. Io do una, cioè questa è la quantità, questa è la consistenza, adesso l'avete anche vista, cioè questa è la quantità, ma avanza pure. Lo applico con questo pennello qua, che è da lavare naturalmente, e che io ho preso da Primark ragazzi, 102 questo qua. Comunque io lo applico appunto su tutto il viso e Nico. Allora, a me non, insomma, non piace, no, non serve neanche un fondotinta super super coprente. La cosa che mi piace è che naturalmente mi uniformi, che come posso dire, vada appunto magari a coprire quelle piccole discromie, ma se vedete non copre neanche più di tanto. Lo potete un po' stratificare, quindi se avete bisogno, se vi sentite più a vostro agio, piccolo, se vi sentite più a vostro agio, insomma, ad avere una copertura maggiore, potete stratificarlo. Io ripeto, non è una cosa che solitamente faccio. Tra parentesi, adesso che sto qua sulla fronte, dopo, se mi ricordo ragazze, volevo parlarvi e farvi vedere di un prodotto che sto utilizzando, cioè
cioè che sto utilizzando in questi, sto continuando ad utilizzare in questi giorni, ma nei giorni passati l'ho insomma utilizzato ben bene, è un prodotto anti imperfezione, perché in questa parte alta della fonte qui praticamente avevo tutti dei brufoletti, cioè proprio un po' rossicci, che uscivano fuori, tipo una zona, no? Con più bollicine. Ho applicato questo trattamento anti imperfezione, sono stata un po' più appresso diciamo alla skin care, ma semplicemente è così, detersione, ho fatto una volta una maschera purificante appunto su tutto il viso, e poi però tutti i giorni, mattina e sera, ho applicato questo trattamento anti-imperfezione. Ragazzi, nel giro di pochissimo, se ne sono veramente andate, vedete forse magari ancora qualche bollicina più piccina insomma, sotto pelle, però... Cioè ragazzi, praticamente non, cioè erano proprio grandi, cioè no, vabbè, no enormi, però erano ben visibili, ben rigonfie, rossicce, non c'è più niente. Quindi, cioè, pure qua, in questa zona qua, mi erano venute, i laterali, la stessa cosa, se ne sono andate immediatamente, quindi me voglio ricordare perché ve lo devo segnalare. Non è un prodotto in collaborazione, insomma, è un prodotto che ho comprato io, che però vi voglio segnalare un attimino, eh. Poi come correttore, come ben sapete, andiamo con il Photo Focus Concealer di Wet n Wild, nella colorazione Light Medium Beige, che io adoro, ragazzi, ce l'ho sia questa colorazione per diciamo l'inverno, e poi la colorazione mi sembra successiva, forse Peach qualcosa, per, che ho utilizzato quest'estate, e mi piace tantissimo, ragazzi, perché per il mio tipo diciamo di occhiaia, il mio tipo insomma di contorno occhi, va molto 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 bene, cioè nel senso mi copre quello che ho bisogno di coprire, che diciamo, cioè, posso dire, sono abbastanza fortunata come contorno occhi, perché nonostante soprattutto queste ultime nottate non siano state, insomma le ultime settimane non siano state proprio super riposanti, perché Niccolò ha cambiato un po' il suo ritmo di sonno e vabbè, insomma siamo un po' esauriti per questo, e devo dirvi che non è che mi si fa proprio l'occhiaia nera, non è che mi si gonfia. Sto molto appresso con la skin care, appunto metto sempre contorno occhi mattina e sera, però insomma sicuramente è pure un po' di mio, insomma, che ce l'ho così. Quindi questo qua è poi il contorno occhi, vedete? Una volta che metto questo correttore, ragazzi, è economicissimo. Prezzo regolare, quindi sono trovate offerte, sconti vari, dovrebbe essere 4,99€, ma online soprattutto, quindi scrivete su Google il nome del correttore e vedete nella sezione shopping quello che esce, comunque online si trova sempre a prezzi vantaggiosi. Io me ne sono presa un altro di scorta, perché lo adoro, cioè è il mio correttore, non lo cambio, ragazzi, economico, performante, e si trova anche a meno di 3€, l'ho trovato io, quindi top. Comunque, opacizziamo, passo questa cipria, la Natural Skin Powder nella colorazione 33 di Astra, che volendo anche il suo la sua spugnettina diciamo, ma io preferisco passare un pennello, e solitamente passo questo qui piatto di Elf, che è un pennello che stra adoro, che se non sbaglio, correggetemi ragazze, però Elf la rivende online Douglas, veramente, cioè i pennelli questi qua della linea studio di Elf, a parte che ogni volta che nomino Elf mi ricorda i vecchi tempi dove acquistavo tantissimo su questo sito, veramente. Considerate che il pennello questo qui, questo bianco, è praticamente tipo il pennello con cui ho imparato a sfumare. Poi quando passate a questi, non penso, è sporco, però a questi qua, cioè sfumare è proprio niente se avete imparato con questi a dosare, insomma a calibrare a proposito di sfumare, un attimo, niente, comunque insomma diciamo che Elf mi ricorda i vecchi tempi di YouTube, cioè insomma i primi anni, però a parte il suo discorso, secondo me questa linea qua, soprattutto io questo pennello qua lo adoro, io ci metto sia le polveri, quindi la cipria, ma alcune volte, cioè nel tempo, mi è capitato di utilizzarlo anche per stendere il fondotinta, io mi trovo molto bene. Ok ragazze, allora
Adesso vi faccio vedere invece un prodotto per le sopracciglia, invece, che ho preso da poco. Non è un prodotto nuovo, perché l'ho comprato in un outlet, quindi non so neanche se è ancora in produzione. Comunque, questo prodotto qui della Pupa, ragazze, questo, nella colorazione 2, perché la colorazione 1, anche a detta della commessa, e si vedeva un pochino, è, diciamo, è il blonde, ma è, cioè, tendeva a ingrigire le occhiaie, sì, le occhiaie, le sopracciglia. Quindi io ci vado proprio leggera leggera, perché sennò me le fa troppo scure, non mi piace. Ah, e altro top, ragazze, top, è un pennello sempre di Zoeva, il 322, che io è l'unico che utilizzo praticamente per rifarmi le, per disegnarmi le sopracciglia. Quindi anche se il prodotto delle sopracciglia che acquisto ha un pennello in dotazione tipo questo qua, che tipo me sa che ho buttato direttamente, io vado sempre con questo qua, perché mi piace molto di più come sfuma, come applica. Insomma, vabbè, io mi trovo bene così, poi ognuno... Per esempio, anche quando utilizzavo il Cabral di Benefit, che sapete, nel tappo praticamente ha il pennellino, cioè anche in viaggio mi porto sempre questo qua, fedele amico. Poi, ragazzi, non andrò a mettere nulla nella rima ciliare inferiore come ombretti o matite. Vi faccio vedere in azione il mascara di Astra, il Volumizing Mascara della linea questa qua, Pure Beauty. Scusate, è un po' sporco, perché l'avevo, mi sembra che, sì, no, ve l'avevo fatto vedere l'ordine che avevo fatto da Astra, nel video l'avevo incluso nei regali, diciamo, di compleanno, se non sbaglio. E questo qua è l'applicatore, vi faccio vedere, però non l'avevo mai messo forse con voi in azione, così se vi può interessare, insomma, ve lo vedete. Questo è l'effetto appunto che farà sulle mie ciglia. Allora, diciamo che non mi dispiace la forma, perché questa forma, diciamo così, conica, che rimane più piccina verso l'interno, mi permette di andare appunto a pettinare anche le ciglia, queste più interne, più vicine appunto al naso, e questo mi piace. Allora, l'unica cosa è che secondo me le appiccica un pochino, vedete? Dopo un po'. Quindi, cioè, nel senso, mentre voi le lavorate, dai e dai, ve le appiccica. Adesso cerco di pettinarle, ma insomma. Quindi questa è la cosa che mi scoccia un po', perché sennò come tipo di applicatore mi piace. Solo che, cioè, o fate tipo una passata così veloce. Non so se riuscite a vederlo. Perché sennò, se vi prendete un po' di tempo per lavorarle, poi alla fine ve le appiccica. Le appiccica tra di loro. Poi vado anche sotto. Ok, ragazze, come vedete ho messo anche il mascara al di sotto. Se vedete ogni tanto una leggera ombra sul mio viso, la fotocamera che fa ombra. Voglio provare a trasformare questo trucco da un trucco praticamente, come vedete, molto neutro, molto nude, cioè insomma molto tranquillo, insomma fare, mettere una cosa diversa. Voglio prendere questo viola con un pennellino a lingua di gatto piccino e mettere il viola all'interno, la rima, diciamo, tipo punto luce. Ok, vedete? Volete, diciamo, replicare questo trucco, se volete avere una cosa appunto più semplice rimanete sul cioè potete magari mettere, ecco, tipo un colore champagne, insomma una cosa appunto luminosa e chiara nel vostro interno dell'occhio. Se invece volete fare una cosa un po' diversa, io solitamente, insomma, ragazzi, nella vita tutti i giorni faccio più una composizione iniziale, ecco, un po' così. Ok, però ecco, lo volevo provare volevo provare a fare questa cosa e niente, poi ripeto, poi vi potete
fermare anche alla parte, insomma, di più nude, più tranquilla, con un po' di terra. Io come terra, ragazzi, uso una cosa vecchissima di Make Up, che poi teoricamente è una cipria, ma è talmente tanto scura che io non posso utilizzarla come cipria, la utilizzo come, come terra, appunto. Vedete? Non mi va di farla andare, appunto, insomma, di mandarla spiegata, quindi l'ho sempre utilizzata come, come terra, ma come cipria. Ok, detto questo, io mi ero portata di qua un altro trucco, cioè un altro prodotto per le labbra, che è il mio amatissimo come si chiama? Everlasting Liquid Lipstick di Kat Von D nella colorazione Lolita 2, che io adoro. Invece con questa aggiunta di viola voglio cambiare, quindi mi vado a mettere come blush Breath of Plum di MAC, che è bucato, io uso tantissimo. Poi voglio farvi vedere questo prodottino qui di Banana Beauty, non è una collaborazione, l'ho trovato nel calendario dell'avvento, ed è il Shim Shim Shady, appunto un illuminante in stick che io prelevo con un polpastrello qui. Questa è la colorazione molto delicata, e vado a metterlo appunto nella zona alta dello zigomo, senza esagerare, perché in primis, insomma, non sono solita, poi gira giusto qualche storia, senza esagerare. Volendo lo potete pure passare, ma io mi trovo meglio così. E poi ne prelevo un pochino Arc di Cupido qua, magari. Okay. Vedete com'è uscito fuori. Rimaniamo sempre in tema Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick, ma cambiamo il colore. Queste qua sono le mini taglie che vi dicevo. Questa è un'altra che io possiedo nella colorazione Susperia, e voglio fare le labbra viola, per riprendere la parte del trucco occhi, che a me non mi dispiace per niente. Applichiamo. Ed ecco qui, ragazze, il trucco che ho voluto realizzare con voi. Allora, io adoro fare trucchi un po' più particolari, per quanto, insomma, non abbiamo fatto niente di che, eh? Cioè, nel senso, a particolare stare nelle labbra un po' più meno nude, e nell'abbinare, insomma, sto viola all'interno dell'occhio, non è che ho fatto chissà che cosa, però mi piace moltissimo. Io, se mi seguite da anni, appunto il mio canale, che è partito comunque per, insomma, questa grande passione per il make-up, sapete quanto io ami utilizzare rossetti strong, rossetti un po' più particolari. Il nude non è mai stato il mio colore, ecco, io... se devo andare su qualcosa di un po' più delicato, cioè un po' più leggero, vado su queste tonalità qui, ma il nude non è mai stato tra i miei preferiti, non mi ci sono mai vista, mentre tonalità di questo tipo sono sempre state tra quelle che amo di più. Questo ha una punta abbastanza strong, insomma, cioè abbastanza quasi elettrica, no? Però in generale mi piacciono molto i rossetti scuri, che vadano sul viola, come possono andare sul bordeaux. Soprattutto di MAC ho dei colori veramente... cioè, uno è tipo blu, cioè sembra tipo... è un viola, ma che tende molto al blu inchiostro, cioè, pazzesco. Un altro colore di MAC è... un tortora sulle labbra, eppure, cioè, ragazzi, abbinate quel look giusto, cioè,
è veramente bello, e pure quello è pure elegante, secondo me, se ben abbinato. Ho tipo un arancione, cioè non un rosso aranciato, cioè un arancione, cioè mi piacciono molti, cioè mi piace molto giocare con le labbra. Poi è arrivata la pandemia, le mascherine, insomma, le labbra porelle sono sempre state messe da, cioè sono state un po' messe da parte. E io per esempio, infatti, per quanto riguarda il trucco labbra, da questo tempo, da un po' di tempo a questa parte, mi sto affidando molto alle tinte, ok? Quindi per esempio queste di Kat Von D, giusto per darvi una piccola recensione, io adoro queste tinte Kat Von D. Testimone il fatto che ho terminato in Italia, cioè la full size. Mi piacciono moltissimo, si stendono molto semplicemente, sono molto, cioè sono uniformi, piene, insomma, sulle labbra. Riuscite ad essere abbastanza, insomma, precise nell'applicazione, e sono soprattutto molto confortevoli addosso, non vi seccano, non vi tirano. Il grande problema è che effettivamente hanno una grande durata, cioè secondo me non hanno appunto una grande tenuta. Quelle top 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 a livello di ma sia di comfort che di tenuta, poi quindi di efficacia, appunto nel tempo, no? Nella giornata, sono le Super Stay Matte Ink di Maybelline. Quelle sono favolose, ragazze, cioè innanzitutto molto confortevoli addosso, anche quelle rimangono morbide, rimangono impercettibili, non appiccicose, insomma non seccano, ma hanno una resistenza al pasto, anche un pasto bello unto, che non si spiega, ragazze, veramente non si spiega come faccia. Quindi quelle sono top, però per dirvi che in questo momento particolare, no? della vita, ecco qui l'aiutante, che anzi è stato buonissimo e ci ha fatto truccare insieme. Dicevo, in questo particolare periodo che stiamo vivendo, dove siamo obbligati a portare appunto le mascherine, adesso anche all'aperto nuovamente, e io comunque non rinuncio a truccare le labbra, però prediligo appunto l'utilizzo di questi rossetti allungate tenuta, di queste tinte labbra, perché non, una volta che io abbasso la mascherina, non mi si è stampato tutto il rossetto su tutta la faccia, semplicemente quello. Io spero che questa chiacchierata di make up vi abbia fatto, insomma, piacere. Io sono veramente sempre molto entusiasta, penso sta cercando di prendermi i trucchi, si sta buttando sul tavolino per prendermi i trucchi. Io spero che, insomma, si vede l'entusiasmo con cui parlo di questi argomenti, perché insomma c'è una grande passione da tanti anni dietro. Fatemi sapere i prodotti che vi ho citato, se voi li conoscete, se magari volete consigliarmi qualche altra cosa da provare, oppure se volete qualche consiglio, insomma vi rispondo nei limiti delle mie conoscenze, insomma, sotto e nei commenti. Fatemi sapere se vi piace il look che abbiamo, insomma, creato oggi. Naturalmente, ragazze, se voi non vi piace usare, volete rimanere un po' più sul neutro, ripeto, non mettete il viola sulla palpebra, ma magari mettete un punto luce classico champagne. Sulle labbra poi potete stare o su proprio un colore un po' più neutro, oppure magari andare su toni tipo il bordeaux, che comunque è più particolare, ma non è, insomma, non quanto questo tipo, soprattutto questa punta di viola. Io vi ringrazio, oddio, mi sta rubando tutto, e niente, fatemi avere dei feedback, ragazzi, sia con dei mi piace, ma soprattutto con i commenti qui sotto, e fatemi sapere se vi piace che rifacciamo una cosa del genere in un vlog. Ciao, ciao ragazzi, sto cercando di capire come rubare le cose a mamma, ciao.